Forza, amici, più in fretta. Questa dannata corda. Tenente! Signor C, il Commodoro teme scoppi una rivolta. Gli ordini sono di affondare ogni maledetta nave pirata ancorata al porto, questa notte. Ma il governatore non vuole. Questo è un ordine, soldato. Prenderete posizione su quel galeone a terra e attenderete gli ordini del Commodoro. È tutto chiaro? Sì, signore. Maledetto bastardo. Qualcuno dovrebbe tagliare la gola al Commodoro prima che dia l'ordine. Dici davvero? O saremo tutti morti. Va bene, lo ucciderò. Siete pazzi, non prenderò parte all'uccisione del Commodoro e degli uomini del re. Non dobbiamo sfidare la sorte. Voi ti aspetterò qui. Sangue fra quei due, Rogers e Chamberlain. Qual è il problema? Il Commodoro non si fida molto di G. E ho sentito dire G che Rogers è una specie di giacobite. O peggio, cattolico. Oh, è di peggio. Portate qui quei... I can get him from here! Ehi, voi! Dovete accostare qui! Commodoro vuole vedervi! Sì, signore! Ho sentito il Commodoro strepitare e ingiuriare Woods Rogers, chiamandolo pagano non so che altro. Cosa sarà successo? Zitto, amico. Non vorrai che l'ira del governatore si abbatta su di te. È un tipo misterioso. Sai, ho molta più paura del Commodoro, in realtà. È un tipo severo. Niente senso dell'umorismo. That group. Hurry up, lads! Stand in place! I'm a piece of my boy! What? You need to go from here. Oh.
obiettivo, gente! Scavare un buco in ogni fottuta nave pirata ancorata nel porto a nord! Se dubitate del valore della nostra causa, se disobbedire ai codardi ordini del governatore di Fortuna Ansia, siete liberi di sbarcare e di tornare a terra! State pronti, uomini! Tutti pronti a spiegare tutte le vele! Esatto! Vele spiegate al mio ordine! Oh. Il governatore ha offerto il perdono, Commodoro. La parola di un uomo non vale più nulla ormai. La sifilide vi ha annebbiato la mente. Per quale motivo vi ostinate a lottare per questa fogna? Siete parassiti, vi nutrite del pane degli uomini onesti. Proprio come Re Giorgio, se ci pensate. Stai al tuo posto, pezzente! Anche se ti prendi la mia vita, questo non servirà a migliorare la tua. Che senso ha continuare a parlare? Non fosse stato per il governatore Rogers, vi avrei visti penzolare dagli alberi delle vostre navi. Vermi! Tutti voi!